1 per il Milan, che sta in primo gol, cross di Gullit, colpo di testa di Van Basten nel gol. Questo è accaduto a 1 minuto dal riposo. In apertura di ripresa, lo slancio di Baresi, che purtroppo si è infortunato, lancio che raggiunge Gullit, tiro nell'angolo opposto a quello di tiro, in esecuzione da manuale. A questo punto siamo sul 2-0, il Milan ha vita relativamente facile perché la Lazio è costretta ad aprirsi. Tocco verso Van Basten, ottimo cross di sinistra dell'olandese, anche di sinistra interviene Massaro che mette in gol. E adesso forse il gol è paradossalmente più bello della giornata, quello di Troglia, eccolo qui l'argentino della Lazio, palla sul destro e gran tiro sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Pazzagli. E sarà proprio poi Pazzagli, rivediamo di nuovo il gol di Troglio, sarà proprio poi Pazzagli in un'uscita un po' confusa a rovinare su Baresi procurando la lussazione della spalla destra. Quello che abbiamo visto invece è un pallonetto di Gullit che è andato a finire sulla traversa. E questo è l'incidente capitato a Franco Baresi, al quale naturalmente vanno gli auguri sinceri della redazione della Domenica Sportiva e di questo studio.